ciudad esté, ven el costo, el candidato siendo Giuseppe Casson, lo spirito della squadra, qual è la molla che ha fatto scattare e che ha messo in moto il ragionamento per cui noi oggi siamo qui a sostenere Giuseppe Casson. Voi sicuramente avrete seguito le vicende dell'ultimo mese e mezzo, vicende dove la Lega è stata più volte protagonista, dove la stampa stessa ha pubblicato notizie su accordi, possibili ragionamenti, ed è vero, noi in questo mese e mezzo come Lega abbiamo lavorato molto, oggi è stato un subito un po' forte in generale. Lo spirito però ci guidava nel valutare qual era la squadra che doveva governare Chioggia, era quella di Chioggia e Chioggiocchi. Chioggia è una grande città, Chioggia è una città che ha imminente ed importante bisogno di azioni immediate, ha bisogno di sviluppo, abbiamo un'area lagunare che è importantissima, fondamentale, adesso non sto qui a ripetere tutti i progetti che ci accomunano, che ben ha esposto Giuseppe, ma ha detto bene prima, alla fine lo spirito proprio di Chioggia e Chioggiocchi è una squadra di governo preparata, ma che abbia la passione per Chioggia, e quindi una squadra che abbia competenza di amministrazione e nuovi inserimenti di giovani che possono portare le loro idee, che possono dare vitalità a un'amministrazione. Questo è stato quello che ci ha guidato nel valutare cosa deve fare la Lega Nord a Chioggia. Noi ci abbiamo ragionato molto, ci abbiamo ragionato con i nostri esponenti locali, con Luciano Padovan, con Marco Dottin, con tutta la sezione, e la sezione devo dire che è stata molto capace, ha reagito molto bene, ha fatto valutazioni politiche di amministrazioni importanti e assieme a me poi abbiamo intrapreso questo cammino. È vero, ci siamo trovati ad un certo punto del percorso che siamo andati a vedere quali erano i possibili candidati, compreso il candidato della Lega, e cosa dovevamo fare. E siamo andati ad analizzare qual era il progetto delle squadre in campo. E abbiamo visto che il progetto di Giuseppe Casson praticamente era il nostro progetto. Era il progetto di sana amministrazione, era il progetto di portare avanti quelle che sono le cose avviate fondamentali per Chioggia, era il progetto che poteva dare continuità ma allo stesso tempo una grande innovazione nell'amministrazione di Chioggia, e noi di questo ci facciamo partecipi garanti portando il nostro contributo, che credo che Chioggia sia un contributo importante oggi, quello della Lega Nord, sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo di consenso elettorale, ma sia anche sotto il profilo di vicinanza con le istituzioni che noi abbiamo. Con un po' d'orgoglio voglio dire anche che dove la Lega governa abbiamo i migliori rappresentanti e i migliori governatori. Io sono sicuro che Giuseppe Casson sarà uno dei migliori governatori del Veneto, assieme a noi lo diventerà, lo è già, perché ha fatto una grande azione amministrativa, ma sono sicuro che farà quel salto di qualità che lo porterà poi ad essere tra i primi 16, sicuramente a livello veneto, ma andrà a competere con chi oggi si vede tante medaglie e magari sono medaglie che non rispettano di diritto. Ecco, questo è un po' il quadro che ci ha mosso. Giuseppe ha accennato all'agricoltura, tema che io sento molto forte, che oggi è una realtà di agricoltura, è una realtà di mare, è una realtà di turismo, è una realtà di commercio, è una realtà di industria, e su questi temi noi dobbiamo lavorare in maniera molto molto forte. Dobbiamo anche prestare la massima attenzione al sociale, noi su questo siamo molto sensibili perché oggi i tempi sono cambiati, abbiamo detto chiaramente, non abbiamo più i 10 anni passati dove si poteva lavorare e investire in un certo modo. Oggi le amministrazioni sono povere di soldi e quindi serve chi in amministrazione e chi nelle istituzioni abbia possibilità di accesso anche a quelli che sono i progetti, i finanziamenti locali, regionali, europei, perché poi sono lì dove si vanno ad attingere le risorse per poter sviluppare i progetti importanti. E su questo assieme a Giuseppe noi saremo forza attiva e partecipe. Questo volevo dirvi, siamo molto attenti a quella che è la sicurezza, perché a Chioggia, come in tutto il nord ormai, la sicurezza è un tema fondamentale. Io mi ricordo quando si parlava di sicurezza 10 anni fa, si parlava di sicurezza stradale, si parlava di sicurezza in senso generale ma vago come termine.
Oggi quando noi sentiamo sicurezza pensiamo all'altro che ci viene in casa. Questo è l'aggancio immediato, quello che la mente ci porta a captare come segnale subito. Sicurezza e paura. E su questo noi vogliamo lavorare assieme a Casson per dare sicurezza a Chioggia, con i sistemi, con i metodi legittimi, con progetti importanti anche su questo, in modo che la gente possa dormire tranquilla. Il sociale, ritorno su questo, è un altro tema fondamentale. Oggi ci sono famiglie che non hanno lavoro, ci sono coppie che hanno acceso mutui in tempi dove potevano permetterselo e che magari oggi rischiano di perdere la casa, non hanno più lavoro e sono in estreme difficoltà. Noi stiamo sostenendo come governo italiano, non il governo italiano, dobbiamo chiarire questo passaggio. Sta sostenendo chiunque arrivi, dico chiunque, ma non voglio entrare in questo tema oggi, a 35 euro al giorno, con sanità gratis, con tutto quello che è possibile, giusto, dare a chi poi viene ospitato, ma va dato a chi spetta per diritto. Ma dico di più, a questo punto forse è meglio che qualche coppia, che qualche anziano, che qualche signora fosse clandestina, perché sarebbe coperta e tutelata. Oggi abbiamo persone che non hanno i soldi per pagarsi il ticket, non hanno i soldi per comprarsi le medicine, non hanno i soldi per pagarsi l'affitto o per farsi curare. Ecco, questo è quello che io intendo sociale, e per il sociale dobbiamo avere presente di avere risorse vere per sostenere chi è a disagio oggi. A Chioggia, perché siamo a Chioggia, siamo in questa conferenza stampa, ma in tutti i paesi dobbiamo essere vicini a chi è in difficoltà. Tutto quello che ha detto Giuseppe Casson lo sposiamo in pieno, siamo stati veramente una giornata. Mi riprendo all'inizio del ragionamento, quando noi abbiamo fatto le nostre votazioni, abbiamo fatto i nostri incontri, quando ci corteggiavano in tutti i modi, ma non ci piaceva cosa ci veniva proposto, qual era il sistema, qual era lo spirito che animava questi colloqui. E alla fine con la sezione abbiamo detto e abbiamo deciso, sentiamo Giuseppe. Con Giuseppe mi sono incontrato, siamo stati una giornata, abbiamo che sì, pranzato, ci voleva perché poi a lungo andare incominci anche avere bisogno di un po' di sostegno. E non abbiamo ragionato di politica, non abbiamo ragionato di partiti, non abbiamo ragionato io sono Lega Nord, tu sei il sindaco attuale recente di Chioggia. Abbiamo ragionato su domani tu sarai il sindaco di Chioggia, nuovamente. E abbiamo ragionato sui contenuti, sui progetti, su cosa fare punto per punto su Chioggia. E questo ci ha convinto di stringerci la mano e lavorare assieme. Quindi oggi siamo qui per dare tutto l'appoggio della Lega Nord a questa squadra, una squadra che poi si è rapportata con altre forze che sono unite, che hanno creduto al progetto, un progetto a cui queste forze hanno diritto, che danno sicuramente importanza, linfa, sostanza e anche consenso. Io sono sicuro che questa è la squadra che andrà a governare Chioggia e questa è la squadra che passerà, credo probabilmente al primo turno, perché è quello che noi proponiamo, che conta, e le persone che ci sono, che andranno a sedersi in consiglio comunale e che andranno a amministrare Chioggia. Io credo che per il momento posso fermarmi. Grazie a voi. Grazie.